altri candidati se la mangeranno di un boccone. Poi l'altra sera l'abbiamo vista di un confronto con Giacchetti, che sembrava un sopravvissuto dall'assedio di Pietroburgo, con la barba lunga, il volto scavato, la giacca che gli andava tre volte, e tirarono su e hanno dovuto attaccare due frevo di coda da vaccinare. Fassina piangeva, Marchina ha iniziato a farsi le canne e la Meloni cantava a dove sta il salzà con la voce di Gabriella Ferri. Virginia li ha distrutti, ma non con l'aggressività, sono impazziti da soli come la maionese, non sapevano come affrontare qualcuno che fosse tanto diverso da loro, tanto normale, tanto vero. Questa è la forza di Virginia Raggi, la forza del movimento, ed è proprio quella che loro ostusamente rimangano come sua e nostra debolezza, la normalità, il fatto di non essere professionisti nel lungo corso della politica. La chiamano inesperienza, ma quale esperienza? Di che cosa? Guardatevi attorno cosa hanno combinato le parti della politica.